Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. L'INPS negli ultimi giorni ha rilasciato la circolare numero 175, nello specifico il 22 novembre 2021. Vediamo insieme tutti i dettagli e che cosa contiene in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. L'INPS ha rilasciato, come dicevamo, la circolare numero 175 in data 22 novembre 2021, con la quale ha fornito tutti i dettagli sui requisiti beneficiari e domanda di reddito di cittadinanza fino a 4.680 euro per l'auto imprenditorialità, ovvero parliamo di quel beneficio che si aggiunge al reddito di cittadinanza per un totale di 6 mensilità di reddito di 780 euro mensili erogati in un'unica soluzione da aggiungere al sussidio che viene già percepito. Il beneficio addizionale del reddito di cittadinanza per quanto riguarda l'autoimprenditorialità è un contributo di importo, come dicevamo, fino a 4.680 euro per chi avvia un'attività di lavoro autonomo mentre percepisce il reddito di cittadinanza. È arrivata quindi la circolare che ha spiegato, dopo il primo messaggio, come dicevamo poco fa, in data 22 novembre è arrivata la circolare esplicativa da parte dell'INPS, che oltre a ricapitolare tutti i requisiti di accesso a tale beneficio, di cui avevamo già parlato in un nostro video precedente, si è soffermato sulla presentazione della domanda. La domanda potrà essere presentata in maniera esclusiva tramite uno dei consueti canali telematici, ovvero personalmente a cura del beneficiario sul sito internet dell'INPS, ovvero www.inps.it, tramite PIN INPS, che però ricordiamo che è rimasto valido solo fino al 30 settembre per quanto riguarda i privati, oppure attraverso lo SPID, carta nazionale dei servizi e carta d'identità elettronica, oppure attraverso gli istituti di patronato o i CAF, ovvero i centri di assistenza fiscale. Per poter richiedere tale bonus addizionale è presente sul sito dell'INPS il modello SR181 esteso, ovvero RDC.com esteso per l'auto imprenditorialità reddito di cittadinanza. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.